Hello boy, hello girl, ciao, ciao, hola Twinkie, ho un trucco di merda, oh oh. Allora, dunque è tardi e quindi vorrei vedere se riesco magari a non urlare. Grande cane, ho un trucco veramente penoso, oh mio Dio, brutto come la fame in Bosnia, ma noi non ci arrendiamo. Perché mi è venuto così. Allora, mi volevo dare un bel lip molto 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 morto, molto simile agli occhi, cioè l'ultimo della Kiko che avevo preso, che gli somiglia una balla, oppure quello della Moonlight Mermaid. Allora, a parte che mi metto sempre quelli, quindi avrei rotto un po' Ugaz. Però, allo stesso tempo, ho detto, no, non me lo voglio dare. E ho cercato qualcos'altro, anche se bene o male mi rendo conto di essere veramente, 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 vera logorroica. Perché ho, oltre ad essere logorroica nel parlare, nostri cari, la nostra Camilla è anche logorroica nel mega. Perché? Perché mi metto sempre le stesse cazzo cute cose, quindi fo due coglioni così. Però chiuso questo, c'è il nostro ghetto qua sotto, il mio bambino, e quindi la notizia quasi da uccidersi è che il video era in carica a metà. Ho messo un altro video che avevo fatto adesso oggi pomeriggio nel cellulare, e cosa ben visto di fare, me l'ha tolto, cioè mi ha tolto quello del computer. Allora, vi vorrei far vedere che comunque l'illuminante non si vede, e quindi noi cosa facciamo? Ce lo rispiattelliamo. Allora, questo video, io ho fatto già un video prima di fare cena, guardate cosa mi illumina questo. Però vedete che è totalmente identico, anzi addirittura avevo detto non mi trucco. Ok, allora bimbe mie belle, detto ciò, vediamo di farla stretta perché voglio andare a letto e via. Dunque, in questo video vi vorrei parlare di qualche... Allora, ho messo i top del periodo proprio in questi giorni, che se volete vi metto il video qua, che non è stato visualizzato da nessuno. A noi ce ne importa una sega? A noi non ce ne importa. Perché se davvero veramente me ne dovessi, cioè io se davvero dovessi fare video solo per guadagnare, farei... Ah, ragazze, non ho ancora... Se sta pure a scaricare il telefono, vediamo di darsi una mossa. Lascio la porta aperta per la gatta e poi non entrerà. Allora, detto ciò, non mi ricordo più che stavo dicendo perché mi davo quanto interrotto, comunque chiudiamola. Allora, e mi ha tolto il video. Ok, l'ho detto, vabbè. Ah, vedete il neurone? Mi si accende così. Adoro quando mi si accende il neurone. Allora, non ho ancora fatto il microderma. Perché? Perché non lo voglio fare più qui, perché ce l'avrei troppi. Mi viene tipo una croce, poi non lo so, non mi sconfinterà molto. Quindi devo ancora nel viso, no, non ce lo voglio un altro nel viso. E quindi devo ancora decidere dove farlo. Se avete qualche... Avrei pensato nella pancia al di sotto dell'ombelico. Vieni, amore della mamma. Però vediamo. Allora, stringiamo perché veramente mi si sta scaricando. Dunque, vi dico veloce veloce cosa ho sul viso. Allora, non mi volevo fare niente e poi sbabam. Quindi, come terra generale, ho usato questa della Kiko, pagata 3,90 euro sconto alla Kiko. E lo sapete, no, voi non potete capire cos'è questa terra, cioè non potete capire quanto dura di vaniglia, è micidiale. Siccome è un pochino più scura, però non troppo, abbastanza per fare la terra qui, la uso appunto per tutto il viso quando ta ta ta, ok? Poi, come contouring, ho tirato fuori la paletta che avevo lì dentro perché mi ero già naturalmente scordata, della Freedom, che mi mandarono da Pinky Panda.
ed è una delle pochissime palette con un colore freddo, vedete, leggermente più freddo, va bene, sappiamo che il più freddo di tutti e il più meraviglioso è, scusate, sembra una pippomane, ma sappiate che non è così, che, vero, ecco, Camilla non parlare, comunque, quella, la terra in assoluto fredda più bella è quella di Puro Bio, no, di Puro Bio, sì, Puro Bio. Poi illuminante di Anastasia, questo qua, Anastasia Beverly Hills Riviera, che è fantastico, anche se devo dire che per essere della Anastasia, bimbe mie, io ho degli illuminanti e sto 100 volte meglio, ma perché? Perché questo ha una colorazione un po' particolare, però è bellissimo. Poi sulle labbra naturalmente abbiamo lui, che non sapete quanto l'ho cercato, quanto l'ho... Cioè, è stata una disperazione trovare questo prodotto. E ora ho visto, sono usciti pure i nude di questi colori, che naturalmente sono i super stay, lo sapete che li adoro. C'è anche un video a giro per il canale parlando dove parlo dei super stay, se mi ricordo ve lo metto. E naturalmente questo è il 90 Antress. Io credevo era un lilla, però a vederlo è un grigio sbabam. E poi ho usato la palette della Revolution Makeup, Makeup Revolution, Revolution Makeup, la Pro HD. Ragazzi, io la pagai questa palette 11 euro all'OVS, è fantastica. Sembra anche poco usata, ma vi posso garantire che l'ho usata. Perché sono, a parte i colori chiari che tendo a non usarli, ma questi qui caldi le uso a manetta e vi posso, vi giuro, garantire che hanno una scrivenza pazzesca, bimbe. Cioè, sono fantastici, questa palette è bellissima, mi piace tanto. E questo è un prodotto. Poi, cos'altro vi volevo mostrare? Allora, questi non posso non mostrarveli, bimbe, perché fanno panico paura e ve li devo mostrare. Allora, questi qui sono... questo che cazzo è? Matte Liquid Cat Suite? Questo è Wild, è diverso. Ah no, ma che cretina. Cami ripigliati. Allora, e sono i Liquid Cat Suite. Ho visto che ci sono pure parecchie colorazioni. Ora parecchie no, perché comunque la maggior parte hanno una tonalità abbastanza simile. Però devo dire che, ragazzi, questi lip sono la fine del mondo. Costano una miseria perché costano circa 2,90 euro, una cosa del genere. Hanno una tenuta bestiale. Sulle labbra sono come questi qui della Superstay, leggerissimi, non li senti. Vi idratano tantissimo le labbra perché io d'estate tendo ad avere le labbra comunque molto secche. Specialmente, lo sapete, che mi viene le afte. Mentre con questi qui, devo dire, con quelli più morbidi, devo dire che comunque le mie labbra stanno molto meglio. E questi, bimbe, sono fantastici. Hanno veramente durata, prezzo e validità che so davvero, davvero, davvero il top. Io ho tre colori. Ora, avevo inizialmente comprato soltanto un colore, questo, che è identico a quello della Essence, che non so se vi ricordate la Essence, di cui amo una, pazzamente il mascara. Vi lascio qui il video della Essence, devo riguardarmi tutto il video per vedere tutte le cose che vi devo mettere, e quindi pensavo che fossero uguali, invece questo qui è, ve lo faccio vedere, Berry Recognize, e sarebbe E926D. Allora, hanno l'applicatore è fatto così e quindi anche l'applicatore poi è molto corto, si dà molto molto bene. L'odore non è neanche dei migliori, ma allora, questo è il colore. Ora io l'ho fatto prosciugare un po' ed è questo, ed è oddio Camilla, perché mi sto grattando così tanto il naso? Se poi pensate che Pippo, fate bene, perché so tutt'altro chi c'ha il naso, vabbè. Quindi, ed è come vedete, questo colore non è un lampone scuro, ma comunque non è male.
mi ci vedo poco. Per vedermi con i colori così io devo avere una bella pelle scura. Voi mi dite, sono abbronzata, abbronzata. Io, bimbe, mi vedo un cadavere, mi vedo Casper. Perché comunque ero riuscita a prendere un po' di abbronzatura, ma se non riesco a mantenerla, e quindi metterti un attimino al sole quando è. E comunque ho scoperto che ci sono delle pelli, l'ho scoperto adesso, sì, che mantengono più o meno l'abbronzatura, e la mia non mantiene. Questo, poi abbiamo quello che mi sono messa nell'altro video, che è E957A, mentre questo era E926B, e questo è Behind the Bleachers, ed è ora se ridico, ed è, mi do una testata sola nel tavolo, eh. E poi sono anche bellini come pack. Il prodotto all'interno ce n'è una balla, perché sono 5,7 grammi di prodotto per 2 euro 1,90, non ho rimembranza. Se me lo ricordo, vi porto con me a fare acquisti e prenderli. Ed è questo, che è un rossone. E poi c'è lui, che tutte me l'avete infamato. Quando ho fatto il vlog, e ve lo lascio qui sempre se me lo ricordo, di quella domenica che andavo al lavoro, quando l'ho preso, tutte me l'avete infamato. A me sto colore mi fa morire, è tipo un color morto, non è un mortaccino, attenzione, i mortaccini sono molto più caldi, questo è proprio tipo morto, cioè già le labbra morto, ma a me mi garbano esageratamente. Questo è E920B Nude Patutai, e diventa tipo un grigio verde, bellissimo, a me mi fa impazzire, eccolo qua sopra. Eccolo, molto 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 bello, cioè bellissimo veramente. Poi c'è chi mi dice, la maggior parte di voi mi ha detto che faceva schifo, io vi posso garantire che a me ha fatto impazzire, ma è un colore che proprio mi piace, e voglio provare a metterlo al di sopra di questo per vedere cosa succede. Camilla e le sue, vabbè. Solo io, veramente solo io, però vedete, riuscite a toccare, perché comunque il beccuccino è abbastanza corto. Comunque hanno una morbidezza infinita, mi piacciono moltissimo. Eccolo qua, vabbè, ora non è come questo, vedete, è molto più scuro perché sotto c'era il grigio. Ragazze, a me mi piace tanto. Poi veniamo, vabbè, il mascara ve l'ho già mostrati tutti e due. Questi sono molto buoni, non vi sto a rimettere in mezzo quello della Essence, anche se devo dire che mi sta seccando, e questa cosa mi farebbe incazzare. E vi volevo tirar fuori anche un illuminante che stavo usando molto. Ah, una cosa che comunque ultimamente sto usando tanto sono questi qui della Essence, che sono i Metal Chrome. Io ne ho anche un altro, questo è un blush, il 10, My Name is Gold, Rose Gold, e ci dovrebbe essere pure un rosato. Sono appunto questi blush, però hanno, praticamente sono illuminanti, io le uso come illuminanti, eccolo qua. E devo dire che mi piacciono molto, perché come resistenza ci stanno e hanno anche delle belle colorazioni. Allora, non dovrei avere altre cose da farvi vedere che non ho già mostrato nei prodotti promossi. Vabbè, non sto a farvi vedere il MAC, perché questo è Stone e non sto a farvelo vedere, l'ho usato tantissimo per andare al lavoro, cioè, ma di che ve lo dico a fa. E le altre cose ve le ho mostrate nel video. Un prodotto che ho tirato fuori per casa ed è stato la svolta di tutte le svolte è questo qui. Allora, questo è un Pore Egg Silk Smooth Balm. Sono quei prodotti della Etude House, se non mi sbaglio è Tony Moly, infatti. Allora, inizialmente io avevo, come sapete, un sacco di prodotti della Tony Moly. Però questo lo tenevo là, era, vabbè, così. Come sapete, vi avevo detto di questo, era
siliconico, naturalmente della Pulubio non può essere siliconico. Vi volevo solo spiegare come lo sentivo. Non è siliconico, però come applicazione è pessima ora come ora, specialmente con questo caldo. Quindi, non usando il primer perché il caldo era troppo, cosa è successo? Ho preso per caso questo qui. Questo appunto è un egg pour della Tony Moly. Sarebbe un è un primer che praticamente serve per minimizzare i pori. Allora, voi non ci crederete. Se io ora lo stendo sulla mano, voi vedete la differenza da dove l'ho steso a dove non l'ho steso. È veramente impressionante. Allora, a parte che è di una morbidezza infinita, cioè, oh mio Dio, starei tutto il giorno a toccarlo. Il prodotto è questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua. Allora, non so se vedete la differenza, ma si vede tantissimo. A occhio si vede tantissimo. Praticamente proprio vi... non si vede niente, via. I pori non si vedono più, non sono più dilatati. Vi viene proprio una pelle tipo porcellana, molto, molto eterea, cioè bellissima. Ha una durata pazzesca per il trucco. Per me è stata la svolta. Io non credevo, perché io avevo altri ovetti così, però uno mi ricordo era per i punti neri e l'altro non mi ricordo. Comunque sappiate che i prodotti Tony Moly, Etude House, io ne ho tantissimi e vi... è il mio babbo che gli fa le unghie, la mamma. Perché vabbè, babbo come me, abbiamo le unghie incarnite dei piedi e ci faranno morire. E... sono pazzeschi, bimbe, cioè sono veramente dei prodotti belli, buoni, hanno un pack fantastico, cioè io vi giuro che vorrei tanto aprire un negozio qui in Italia, comunque, di Tony Moly e soltanto di questa robetta qui, però vabbè. Ok, gli ultimi prodotti che vi voglio mostrare sono i due, catraia, i due prodotti di Elizabeth, di cui vi lascio qui il video di Elizabeth, e ve le vorrei strapromuovere perché io sono rimasta allibita. Allora, voi sapete che io sono una persona abbastanza sincera, videolosa, mi stanno, nonostante che questi due prodotti mi siano stati inviati. Questo appunto è un Bifida Premium, praticamente è tipo un siero, molto più tra olio e siero. E serve appunto per sbiancare l'incarnato, ovvero non sbiancarlo, ma far sì che l'incarnato abbia appunto... che poi le parole, quando io riguardo il video, mi vengono, mi verrebbe da scriverci sotto, ai dioda, però per compattare, io vi dico compattare, uniformare la pelle. È veramente buono, io ho delle piccole macchie dovute comunque a... qualche bollicino a qualcosa, e mi si è veramente veramente uniformata la pelle da pazzi, e le sto usando da 20 giorni. La cosa più bella è questa maschera, che io l'ho fatta in diretta su Instagram, non credevo assolutamente, perché io non ci avevo fatto caso, ho riguardato il video, è micidiale, cioè si vede proprio la pelle del viso più luminosa, più radiosa, togliendola vi lascia proprio la pelle, sentite la pelle rimpolpata, molto più, non lo so, guardate, è una sensazione strana, perché comunque, allora, io non so il costo di questi prodotti, no? Perché avendomeli inviati io non so quanto costano, so però per certo che voglio acquistare altre cose, non credo che naturalmente costeranno l'ira di Dio. Vi lascio nell'info box il sito di Elizabeth e... micidiale, bimbe, a me mi ha fatto un pazzì. Questo dovrebbe essere un pore patch, pore pack, bubble black boom, comunque ecco, pelle straluminosa, straradiosa e stracompatta, molto, molto idratata, e si vede veramente nel video. Oramai la Instagram story non c'è più perché durano 24 ore, ma è stata la svolta. Quindi, fatemi sapere, perché qualcuna di voi so che ha comprato qualche prodotto, oppure so che qualcuna di voi ce l'ha. Fatemi, vi prego, sapere come vi trovate, se è soltanto un'impressione mia, un effetto placebo, oppure se anche voi comunque vi trovate bene con questi prodotti.
Allora, bimbine, io ho finito, vado a letto perché domani mattina mi sveglio presto. Il lavoro tutto bene, tanto ho già fatto il video aggiornamento. Quindi, io e Ughezio vi mandiamo un grande bacione. Fate le brave, spippeggiate poco. Fatemi sapere su Instagram. Abbiamo pensato io e Aline di fare un video assaggio, ve l'ho detto mille volte, ancora non l'abbiamo fatto, e più faremo quello delle domande. Portate pazienza e lo faremo, lo sapete che con me ci vuole pazienza, più che con me, con tutti e due. Quindi, perché comunque ultimamente, sì, magari siamo soli da lui, quindi vediamo se riusciamo a farlo a casa sua. Ora che lavoro e la mattina mi alzo presto, non posso andare da lui, a meno che non entri verso le 10. Se entro verso le 10 ce la faccio, perché prendiamo il treno, comunque tanto lui deve venire al lavoro dal mio babbo, però altrimenti se entro alle 7 ne la posso fare. Quindi, niente bimbe, spero questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia. Fate brave, buon fine settimana, perché siamo a venerdì. Ciao!